You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. Allora, caro Claudio, questa sera abbiamo un ospite. Un ospite? L'amico Salvatore Calafiore, di passaggio come sempre. È uno di quegli amici che appartengono alla categoria a cui appartiene anche Mauro Don Francesco, che però viaggia ancora più lontano, va in Madagascar. Ti ricordi, esatto, l'abbiamo intervistato un annetto fa. Esatto, no? Esatto. Vabbè, diciamo che Salvatore si tiene un pochettino più vicino, va? Il raggio d'azione è un tantinello più corto, però forse dal punto di vista mentale non ha il raggio più corto di tanti altri personaggi che invece magari percorrono il globo terraqueo tante volte. Sì, con queste vacanze da 10 giorni, con i voli low cost e poi razzolano mentalmente. Sì. Invece Salvatore, diciamo, è una persona che noi conosciamo da tantissimo tempo, diciamo, no? Ci conosciamo da quando avevamo 17-18 anni. Dai tempi di prima, no? Dai tempi di Foce Verde, ecco, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda. Allora, Salvatore è, diciamo, di passaggio a Frosinone, questa sera vai a Lecce, giusto? E ti stai trasferendo dalle Puglie in Sardegna. In Sardegna, ci dici perché sei così attratto dalla Sardegna, cosa che è un bel po' di tempo che frequenti quest'isola, cosa ti piace della Sardegna e dei sardi? Della Sardegna credo che mi piaccia quello che piace a tutti i turisti che vanno in Sardegna. La Sardegna è un posto spettacolare, bellissimo, con un mare stupendo, delle montagne sono bellissime anche loro, e poi dove sto andando io, in Ogliastra in particolare. Hai comprato casa lì? Ho, no? Comprato casa, sì, ad Ulassai, paese famoso per delle grotte, dove ti conoscono poi da tanti anni, perché tu andavi lì. Vado lì da 18 anni a fare spettacoli per i bambini, sì. Ecco, perché questa è la tua attività principale, fare spettacoli per i bambini, e le zone dove facevi questi spettacoli da sempre sono il Lazio, le Puglie e la Sardegna. E la Sardegna. Sì. Quindi lì, oltre che a Ulassai, hai un sacco di altri amici in tutta la Sardegna. Sì, la conosco bene tutta, l'ho girata veramente molto. Bene, e allora dici quali sono, diciamo, continua il discorso di poc'anzi. Di Ulassai? Sì. Di questo paese incantato? Beh, questo è un paese che si trova a oltre 700 metri di altitudine, e da dove però vedi il mare, sei avvolto dalle montagne, le Taku, così si chiamano le montagne, poi l'altopiano che vedo io, che sta proprio dietro casa mia, si chiama Tisidu. E poi le grotte, sono le grotte appunto di Ulassai, sono queste grotte dove all'interno il padiglione più grande. Ci siamo stati io e Marina alle grotte, quando siamo stati a Ulassai 2 anni fa, siamo stati anche ospiti di quelle due amiche. Le tre sorelle Lai, esatto. Anche ci hanno fatto mangiare benissimo. Gurgiones, di cui vado pazzo. Eh sì, la Santissima Trinità, per me sono tre sante proprio. Adesso che sono lì, che sto sistemando casa, ogni tanto mi invitano a pranzo, mi chiedono di portargli le lenzuola, le cose da lavare, quindi c'è molta solidarietà, insomma, anche perché ancora non ho la lavatrice, ancora non ho finito di sistemare casa, quindi è per fortuna che ci sono loro. E non solo loro, molti amici. Vabbè, insomma, ti verremo a trovare ad Ulassai, anche perché insomma io e Marina sono anni che veniamo in Sardegna in vacanza. Io pure vado in Sardegna per lavoro, però è sempre stata la vacanza più bella in fondo.
Anche tu, Claudio, sei un po' sardo, diciamo, hai dei legami forti. Un po' sardo, no, un po' sordo. No, hai dei legami sì, forti. Sì, no, no, ho dei legami sardi. No? Sì, in parte, scusate lo squallidissimo gioco di parole, però purtroppo Berlusconi, che vuole fare l'umorista a tutti i costi, influenza anche me. No, diciamo che la Sardegna non la conosco senz'altro bene come Salvatore, però la conosco perché ho il piacere e il privilegio di avere una zia materna appunto alla Maddalena, dove sono stato spesso, e poi l'ho girato abbastanza, sono stato a Carloforte e ciò per me, anzi, se penso alla Sardegna, è un luogo della mente più che un luogo reale, cioè è un qualcosa di, sì, ripeto, è un luogo della mente, è una cosa, è un paradiso, ecco. Probabilmente perché sono andato sempre in vacanza, quindi tra l'altro l'Ogliastra è un paradiso nel paradiso. È un paradiso nel paradiso perché è una provincia di recente costituzione. Dove è stata fatta una scelta molto decisa nella direzione della tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e anche sono state fatte delle scelte, diciamo, in linea con i tempi che dovrebbero fare anche in altri luoghi d'Italia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, per esempio, la tutela delle coste e via dicendo. Hanno capito, forse perché hanno avuto il tempo di vedere quello che è successo altrove, hanno capito che è importante insomma, difendere il territorio, che è la vera ricchezza del popolo. Non solo per quello, ma anche perché trattano bene il territorio, perché vivono in quel territorio, cioè il territorio gli dà anche da mangiare. Loro il territorio hanno l'orto, il vigneto, l'uliveto, lo trattano bene, il bosco lo puliscono, perché con la legna che puliscono poi se la mettono al camino. Tutte le case hanno il camino. Tutte le case c'hanno il camino, tutti. Voglio dire una cosa a Claudio. Io ho sempre pensato che chi vive in campagna in questa era moderna è avvantaggiato rispetto a chi vive in città, perché i cittadini dei luoghi, diciamo, agresti, se facciamo un rapporto fra la superficie e il numero di abitanti, questo rapporto è più favorevole per chi abita nelle zone, diciamo, non urbanizzate rispetto a chi invece abita nelle zone fortemente urbanizzate. E poiché le comodità della vita moderna sono ormai a disposizione anche nei posti di campagna, alla fine bravo, alla fine chi sta veramente bene non è l'abitante, chi vive a Milano, a Napoli, a Roma, che ha una per sé in media una frazione di territorio molto piccola, ma chi vive in zone dove la popolazione è meno, guarda, dove c'è meno densità di popolazione, meno, no, un impatto minore. In Sardegna sono 1,5 milioni, il territorio è enorme. Quindi i sardi sono ricchissimi perché ognuno di loro ha una bella fetta di territorio per sé, e quindi fanno bene a preservarlo, perché la cosa intelligente da fare è godere delle comodità della vita moderna conservando e preservando la naturalezza della guarda Fiorenzo, non sono mai stato d'accordo con te come adesso. Diciamo che la mia piccola esperienza si limita a quei pochi giorni che passo ogni tanto, per esempio, al monastero buddista a Pomaia, no? Che è in aperta campagna, vabbè. Alla fine tu vuoi comprare una cosa, anche la più sofisticata, vai a Livorno in mezz'ora e te compri quello che te pare. Cioè, esatto, e poi te lo ritorni, cioè, voglio in dire, mezzo agli uccellini. Cioè, hai capito? Il mondo moderno, la globalizzazione, con tutti i suoi svantaggi, le cose negative, ma c'era pure qualche... C'è qualcuno che, insomma... Qualche cosa positiva ce l'ha. Per cui, voglio dire, i cari amici, scusa, se poi alla fine riconduco tutto a Frosinone, che pensano di attirare la gente a Frosinone, perché... Significa, cioè, spartire il nostro territorio, esatto, con altre persone. Cioè, la gente dovrebbe venire, scusa, poi riparliamo della Sardegna, perché noi parliamo di Frosinone. Secondo certi grandi geni scienziati, stratosferici, non dico atomici perché offenderei l'amico Fiorenzo, cioè dovrebbero venire a abitare a Frosinone, perché a Frosinone che ci sta la Coop, eccetera. Ok, ma tu vai a abitare a 10 minuti da qua e c'è lo stesso. Oh, ma ci stanno le macchine. Oh, ragazzi, ci stanno le macchine. Lo sapete che ci stanno le macchine? Oh, e allora, dai, cercare, caro Picchi, di cambiare un pochettino il modo di ragionare, no? Vabbè, ritorniamo a cose serie, dai. No, lasciamo perdere Frosinone, parliamo della Sardegna.
Torniamo a noi. Beh, la Sardegna, io sono ciociaro e questa terra l'amo, perché comunque ci sono nato. Fermo restando le politiche che non mi sono mai piaciute, fermo restando il traffico, lo smog, le cose che non mi piacciono. No, lo smog, le polveri sottili. Le polveri è un sottili, po' peggio lo smog. Tutto quello che c'è a Frosinone che andrebbe cambiato radicalmente, per questo non ci sono dubbi. Però ci sta Frisulti, ci sta la Rotomaria, ci sta Pizzodera, ci sta le mura ciclopiche, la Valle dell'Inferno, ci sono cose belle. No, la ciociaria, per quanto sia entrata in questo meccanismo di consumismo di benzina, perché poi quello fanno, girano forse non con le macchine, consumano benzina e fanno smog. Per il resto intorno ci abbiamo ancora posti belli che vanno che no, ma indubbiamente è così. Infatti io prima stavo facendo un paragone infatti fra Frosinone e le grandi città tipo Roma, Milano e Napoli, insomma, no? Si vive meglio qui, si vive meglio, decisamente meglio in provincia, ormai anche con internet uno non è per niente tagliato fuori. Ci si può spostare. Lo stesso l'asse, non c'è persona che non c'è il computer, dico, quindi questa ossessione della crescita a tutti i costi, di far venire gente per crescere è una vera sciocchezza, è un danno, è una perdita per la maggior parte delle persone e fa guadagnare soltanto quelli che da questi afflussi di nuove persone possono guadagnare enormi cifre. Certo che veniamo ad Ulassai, certo. Certamente. Che il mondo è diverso. Cioè, e non è detto, visto che tu stai facendo da apripista, magari fra qualche anno. Ma sono, tanto io personalmente sono pensionato, la mia fidanzata a cui voglio molto bene sarà pensionata anche lei. Fra qualche anno. Non abbiamo. Sì, insomma, non è detto che non veniamo anche noi in Sardegna, anche perché poi alla fine. Vivere in una città in cui è stato scoperto una cosa, le terme romane e le ricoprono. Magari è la più grande stronzata del mondo, però è l'unica stronzata che c'è a Frosinone. Quello si accanisce, chi sta costruendo lì e addirittura manda una diffida al Consiglio Comunale di Frosinone. Cioè, veramente qui c'è da mettersi le mani nei capelli, capisci, Salvatore? È veramente una cosa raccapricciante. Certo, è una cosa assoluta. E mi fa piacere che il Consiglio Comunale comunque abbia reagito dignitosamente. C'è stata una reazione. Veramente l'orgoglio del Consiglio Comunale va riconosciuto e gli va dato onore. Hanno tutti capito la portata al di là del merito. Esatto, del merito della questione. Esatto. Infatti penso che sia stato un passo falso di chi ha mandato. Zeppieri e Bellucci sono proprio inciampati. Ceci che questo. Ceci è l'avvocato, lo studio legale che ha scritto questa diffida. I costruttori sono il ben noto Arnaldo Zeppieri, tanto per cambiare, e il suo socio sull'affare Bellucci, che avranno i loro diritti, anzi sicuramente hanno i loro diritti, però devono rendersi conto che qualsiasi cittadino deve comunque rendere conto alla tribù, esatto, qualsiasi cosa voglia fare, esatto. Ci sono delle cose sulle quali quando si pronuncia la tribù il singolo deve soltanto piegare la testa, chiunque esso sia, e non poteva usare quei toni. Esatto. Comunque, è fondamentale, perché poi alla fine chissà quanti nel Consiglio Comunale sono amici loro, che però davanti a un tono del genere che dovevano fare. Esatto. Va bene, Salvatore, allora buon viaggio. Esatto. Buona avventura. Permanenza in Icnusa. Adesso vado a Lecce comunque. Va bene, certo, adesso vai nella città barocco del sud, sì, bellissima, anche le trasformate. Lecce è meravigliosa. Da cui di fatto stai scappando, perché non è più la stessa città di 22 anni fa. No, assolutamente no. Purtroppo no, perché noi scappiamo di fronte all'avanzare della globalizzazione, della modernità e della mercificazione della vita. È vero. Io almeno lo faccio. Lo facciamo. Va bene, va, tu sparare la privista, come si dice, l'esta di ponte eccetera, che non è detto che non venga seguito dai paracadutisti. Ne vale la pena. Ciao a tutti, hasta la vista, buonanotte.